Siamo a Isola del Piano, alla Fattoria della Legalità, oggi iniziativa I Frutti della Legalità organizzata da CGL e con una serie di associazioni tra cui Libera. Siamo con Simona Ricci, segretario provinciale della CGL, appunto. Da cosa nasce questa iniziativa? Nasce intanto dal frutto di una consapevolezza del legame per noi inscindibile fra legalità e lavoro, che ci ha avvicinato all'esperienza di Isola del Piano, all'esperienza della Fattoria della Legalità e ci ha fatto essere protagonisti assieme a tutte le associazioni alla nascita del coordinamento provinciale di Libera, in quello che per noi è diventato un po' il luogo simbolo della rete dell'antimafia sociale nel nostro territorio provinciale. E questa mattina, insieme a tantissima gente, ma soprattutto una cosa di cui andiamo orgogliosi assieme a 150 studenti di diverse scuole superiori della nostra provincia, abbiamo voluto rinsaldare questo legame fra legalità e lavoro partendo anche dalle domande che loro hanno posto alla nostra segretaria generale Susanna Camusso. Sì, tra l'altro questo legame tra giovani e legalità diventa sempre più un tema di interesse, proprio perché l'illegalità spesso nasce dalla difficoltà a trovare lavoro e dalla difficoltà in generale economiche e sociali che i ragazzi vivono. Su questo il sindacato sicuramente ha un ruolo importante. Sì, abbiamo un ruolo importante, soprattutto in un momento come questo di crisi economica davvero importante, davvero impegnativa per la vita di molte persone, anche di questo territorio provinciale, lavoratori e imprenditori. E però dalle domande dei ragazzi e delle ragazze, in particolare da alcune, era evidente come anche il tema della legalità parta anche dai nostri comportamenti individuali, dal lavoro di ciascuno di noi, che si sia un docente, che si sia un sindacalista, che si sia uno studente. Quindi ecco, in questo senso forse uno dei risultati più importanti di questa mattina è proprio questa consapevolezza che anche fra i ragazzi questo legame sia stato anche questa mattina riaffermato. Sì, siamo appunto alla Fattoria della Legalità, che è un bene confiscato. Proprio in questi giorni la CGL sta completando un'importante campagna, una raccolta di firme su una proposta di legge di iniziativa popolare che riguarda proprio i beni confiscati. Che cosa dice questa proposta? Esatto, l'iniziativa si chiama Io Riattivo il Lavoro. Come CGL ce ne siamo fatti promotori assieme a tante altre associazioni, appunto Libera, la Lega delle Cooperative, Confesercenti, Avviso Pubblico e tante altre. Proprio in queste ore mi hanno comunicato che abbiamo raggiunto ampiamente l'obiettivo per consegnare la proposta di legge di iniziativa popolare, oltre 100.000 firme, e di queste nel nostro piccolo ne abbiamo raccolte quasi 1.900 nella provincia di Pesaro Urbino, e questo per noi è motivo di grande orgoglio e di soddisfazione, perché sono stati i mesi della raccolta anche i mesi nei quali abbiamo potuto parlare con tante persone del perché di questa iniziativa, che al di là delle proposte tecniche specifiche per migliorare il codice antimafia, in particolare nella parte che riguarda le aziende e i beni sequestrati alle mafie, è stato per noi un'occasione, dicevo, per parlare con le persone e anche per restituire dignità ai lavoratori coinvolti dai sequestri. Benissimo.